Vishwarambha's resplendent sun. It's the start of a bright new day. Time to rise, time to shine, Lord divine. Time to lead us along life's way. Awake, Lord of Buddha Party. Awake, O Lord. Sviluppate la fede che avete tutte la capacità e l'abilità in voi. Abbiate fede che voi siete molto molto più grandi. La vita umana è la più rara di tutti. Si deve lavorare per la propria redenzione e per svolgere buone attività. Solo la vita umana ha un alto valore. A quel tempo, senza il servizio a nessuno, se ripetete il nome di Dio, ma non servite, è tutto inutile. A quel tempo, quando la gente era in cerca di Sita, venne Hanuman a Lanka. Ad un certo punto Vibhishana e Hanuman divennero amici. Vibhishana andò di fronte ad Hanuman e si sentì triste e disse: Hanuman, sei così vicino a Rama, stai pensando sempre a Rama. Tutto il tuo corpo è pieno di Rama, ma quanto sei fortunato. Infatti io sono da tanti anni che canto il nome di Rama, ma non sono riuscito ad avere il darshan di Rama fino ad oggi. Hanuman iniziò ad insegnargli: Vibhishana, disse, Vibhishana, stai ripetendo il nome di Rama come se fossi un registratore, ma l'hai mai servito Rama? Sita è stato qua negli ultimi 10 mesi. Non l'hai mai vista neanche un giorno? Non hai mai fatto nessuno sforzo per liberarla? Non è l'attività di Rama? Se non lavori per Rama, se non lo servi, a che divertimento c'è a ripetere il nome del Signore? Il servizio è molto importante. Il nome è negativo, il servizio è positivo. Parlando del polo positivo e negativo. Solo se il polo negativo e positivo sono insieme, la corrente fluisce. La corrente è il nostro potere interiore. Come raggiungerli? Come dice Bhagavan, puoi ottenere la pace solo seguendo i valori umani, Satya, Dharma, Shanti e Prema. Continuo a ripetere queste cose tutte le volte che vengono persone nuove. Qui avete una lampadina illuminata. Qual è la causa della sua illuminazione? Avete bisogno di una lampadina. Poi vi è bisogno del fuoco, della luce. Potete avere la luce solo avendo la corrente? Ci vuole la corrente anche. La corrente di verità. Attraverso il fuoco del Dharma otterrete la pace e l'amore. Quello è amore. Per avere questo amore dovete avere la lampadina della pace.
Per avere la pace dovete essere connessi al Dharma. E questa corrente, questa verità, la verità scorrerà attraverso il Dharma. Quindi i valori umani doneranno la luce. Ragazzi e ragazze, giovani uomini e giovani donne, se volete illuminare una lampada avete bisogno dell'olio. È l'olio che vi aiuterà ad illuminare la lampada, ad accendere la lampada. Così l'amore divino illuminerà l'intero mondo, l'intera vita. L'amore mondano non è l'amore divino. È questo divino amore che accenderà la lampada della vita. Ma ancora non siete in grado di comprendere la differenza fra l'amore divino e l'amore mondano. L'amore sacro divino non ha limiti. Nessuno può regolarlo o mettere limiti. L'amore divino fluirà in tutte le direzioni. Ma l'amore mondano è sotto condizioni, è sottoposto a condizioni. L'amore mondano viene usato con limiti e condizionamenti. Cercate la verità. Bhagavan ve l'ha detto anche ieri. Perché dovete cercare la verità? Bhagavan ve lo ricorda ancora. Con i vostri occhi potete vedere vostra madre, vostra moglie e vostra figlia. Sono gli stessi occhi che guardano. Dobbiamo sviluppare, esercitare la nostra facoltà di discriminazione per come guardiamo le cose, come guardiamo loro. Dobbiamo guardare la madre con rispetto, con tutto il rispetto e l'amore. Lei è Dio. Lei è divinità nelle nostre vite. La moglie la guardate con attaccamento e guardate vostra figlia con tutto l'amore. Questo tipo di affetto renderà felici vostra madre e vostra figlia. Ma dovrete controllare i vostri sguardi. Tra i giovani, vedete come iniziano? Andate ai college. C'è un college di coeducazione, quindi ragazzi e ragazze sono insieme. Non c'è nulla di male in quello. Cosa c'è di sbagliato? Quando è sbagliato? Se si ha controllo non c'è nulla di male. Oggi i nostri sensi, invece, al giorno d'oggi i nostri sensi sono come una macchina senza i freni. La vita è una macchina senza freni. Senza il controllo dei sensi non si può governare la macchina. E si continua ad guardare la gente in un modo o in un altro. Prima si inizia con uno sguardo. Dopo lo sguardo verrà seguito da un sorriso. Dopo il sorriso diventerà un colloquio, un dialogo. Il dialogo diventerà uno scriversi. Lo scrivere porterà all'amicizia e dopo alla relazione, il prossimo step. Qual è la principale causa di un'amicizia? All'inizio è solo il nostro guardare e osservare. Surdas disse una volta: siccome loro hanno occhi, oddio, tutti hanno gli occhi, con quegli occhi non possono guardarti. Loro vedono tutte le cose più brutte. Hanno una visione ristretta. Loro possono guardarti solo con degli occhi veri. Noi abbiamo delle orecchie.
Ma le orecchie ascoltano solo il pettegolezzo, la vanità e non la gloria di Dio. Come dovrebbero essere usate le orecchie? Dovrebbero ascoltare solo le cose buone. Dovreste ascoltare solo i discorsi sacri. Se si ascoltano le cose sacre, porteranno bene e saranno favorevoli. Le orecchie vi sono state date per quello scopo, non per ascoltare i dialoghi vanitosi o i pettegolezzi. Dovete avere il controllo dei sensi e poi anche i pensieri devono essere puri. Quindi Jayadeva dice, Jayadeva ha pieno controllo sui suoi sensi, non ha nient'altro che la coscienza di Krishna. Iniziò ad insegnare con la sua lingua, o lingua. O lingua che conosci ogni gusto, o lingua sacra, o meravigliosa lingua, o misteriosa lingua. Voglio darti un buon messaggio. La lingua può commettere 4 peccati. Non dite le bugie, mai dire le bugie. Seconda cosa, non diffondete pettegolezzi o scandali. Terza cosa, non usare male le parole e mai ferire con le parole. Quarto, non parlate troppo. Siccome si agisce in diversi modi, si commettono questi 4 peccati. Per smorzare questi peccati si potrebbe cantare la gloria di Dio, Govinda Damodara Madhava. Perché viene prescritto il Nagara Sankirtan? Non è per niente. È per rovinare la vostra buona dormita la mattina presto? È altamente sacro il Nagara Sankirtan per realizzare l'Atma e realizzare il mondo. Brahma Muhurta è il tempo altamente sacro, dovete trovare brezza, freschezza tutti intorno a voi. La mente sarà in pace, perfetta pace. Nel momento in cui vi alzate, invece di ascoltare le cose che non hanno senso, che sono inutili, ascoltando ciò che non dovreste ascoltare, se ascoltate il nome di Dio, il vostro cuore si riempirà di pace. I cantanti sono molto felici, gli ascoltatori saranno felici. Se vi alzate presto al mattino, sarete felici per ascoltare il nome di Dio. Il momento in cui vi alzate, dovete ascoltare la gloria di Dio, cantare la gloria di Dio. Alzatevi presto. Iniziate presto, guidate lentamente e ricercate. Nel momento in cui vi alzate, cantate la gloria di Dio. È per questo motivo che Satya Sai Organization ha installato questa pratica, il Nagara Sankirtan. E anche il circolo di studio e bhajan, per quale motivo secondo voi? Per santificare il tempo. Dov'è la pace? Voi sarete in pace, avrete pace come in un sonno profondo. Quando il processo del pensiero sarà battuto, sarete in pace. Non è possibile controllare sempre i pensieri. Quindi, è possibile osservare il silenzio per almeno un'ora.
Se si parla troppo, i nervi del cervello diventano deboli. D'altra parte, se parlate di cose sacre, invece, vi ricaricherà la batteria, quindi farà bene. Gli scandali, i rumori, le critiche, le vanità vi porteranno solo debolezza. I giovanotti di oggi dovrebbero parlare meno. Dovreste sperimentare la dolcezza nei vostri discorsi. Nella società avrete un buon nome perché loro diranno: ecco, finalmente un ragazzo che è un po' silenzioso. C'è gente che parla continuamente, logorroica, senza mai fermarsi. La gente si allontanerà da te perché parli troppo. E poi la gente dirà che siete pesanti. Loro diranno: ecco una persona pesante, perché devo stare con lui? Loro vi eviteranno. E quindi vi farete anche un cattivo nome. I discorsi limitati vi faranno felice. Se parlate troppo diventerete matti. A quest'età dovete sviluppare solo cose sacre. Inoltre, nel processo del servizio non dovete sprecare troppi soldi. Per il possibile dovreste cercare di servire di più con pochi soldi. Potreste diventare delle persone molto ricche. Dovreste avere una vita semplice ma di alti pensieri. I vostri abiti devono essere semplici. Non dovreste vestire come a uno show, altrimenti il vostro ego salirà. Con un semplice abito condurrete una vita semplice. Ma l'importante è che siano puliti. Dovreste avere pulizia e salute nel vostro corpo ed essere rispettati nella società. Il comportamento deve essere anche quello sacro. Così come gli abiti sono puri e bianchi, anche i vostri cuori devono essere puri e bianchi. Prima di tutto dovrete sforzarvi a conoscere voi stessi. Si sta sprecando tempo a fare domande come: chi sei tu? Prima di tutto fate questa domanda a voi stessi: chi sono io? Prima di tutto conoscete voi stessi. Come si può conoscere quello? C'è troppa agitazione in tutto il mondo. C'è tanto inquinamento che ci sta facendo soffrire. Perché le persone si ammalano? Perché non si coprono bene, non hanno sotto la maglietta della salute e mettono solo un cappotto. Perché? A causa del clima freddo devono indossare tutte queste cose. Comunque, quando ritorniamo nei nostri posti nativi, cosa facciamo? Prima dobbiamo rimuovere il cappotto, poi rimuoviamo la maglia e poi rimuoviamo la maglia della salute. Quindi potreste vedervi chiaramente. La maglia rappresenta l'aspetto emozionale. Il banyan rappresenta l'aspetto pio e sattvico. Quando rimuovete tutto potrete vedere la vostra anima. Senza questi tre attributi non potete avere la saggezza dello spirito.
Quindi per raggiungere lo stato di sacralità bisogna ridurre tutto il resto. Ragazzi, Bhagavan vi dice sempre che il carattere è la cosa più importante, la cosa principale. Quando il proprio carattere, comportamento e condotta sono perfetti, nessuno può eccellere più di voi. 10 di voi vanno al villaggio per servire. Come ci andate al villaggio? Dovreste essere silenziosi. Dovete mantenere la pace. Dovete sorridere. Potete sorridere ma non ridere. Non troppo ridere. Non dovreste parlare per niente e disturbare l'ambiente. La gente locale penserà che è arrivata una gang e quindi non avrete un buon nome, non vi farete un buon nome. Non dovete fumare, dovreste andare là con molta umiltà, andare con umiltà e silenziosamente. Non dovete parlare fortemente, non dovete guardare in malo modo, cercate di lavorare. Quando lavorate non è necessario che parlate, colui che parla non lavorerà. Le persone che lavorano non devono parlare, ricordate questa verità, se si parla non si riesce a lavorare. Il vero lavoratore non parla mai troppo, perché se parla non riesce a lavorare. Quindi iniziate questo nuovo capitolo e imparate come si vive da oggi in poi. Il passato è il passato, lasciamolo indietro. Nonostante tutti gli sforzi non si può riguadagnarlo. Il futuro è incerto. Il futuro non è certo. Ma il presente è molto importante. Questo non è un ordinario presente, questo è l'onnipresente. Perché? Qual è il motivo di tanta miseria nell'umanità oggi? L'umanità ha dimenticato il presente perché si preoccupa, pensa al passato e si preoccupa del futuro. Il presente è importante. Quando avete fame, iniziate a mangiare il cibo servito nei piatti. Mentre mangiate, qual è il divertimento nel pensare alle grandi feste che avete fatto 10 mesi prima? Non pensate al passato, pensate al presente. Il passato è come un albero, il futuro è anche come un albero, il presente è il seme, è il sentiero. Dall'albero del passato avrete oggi i semi. Dai semi di oggi avrete l'albero del futuro. Quindi il seme è molto molto importante. Quindi dovreste prendervi cura del presente e stare in pace. Non preoccupatevi del futuro, mai preoccuparsi di quello. Se fate bene nel presente, starete bene anche nel futuro, quindi non preoccupatevi del futuro. La gente si preoccupa in continuazione, si chiede cosa succederà nel futuro, cosa accadrà. Non pensate a quello, perché dovete preoccuparvi? Cos'è la forma della preoccupazione? I pensieri di preoccupazione creano mentalmente solo paure. La paura non ha forma, è solo una vostra creazione. Non date motivo a quel tipo di preoccupazione. Siate felici sempre. Voi potrete dire, Swami, ma come si fa ad essere felici sempre? Abbiamo sempre problemi e preoccupazioni. Ci si preoccupa per una soluzione al problema? No,
Perché dovete preoccuparvi? Siate felici ora. E quella felicità allontanerà da voi quella preoccupazione. Perché quella preoccupazione aggiungerà problemi sempre di più. Quindi non preoccupatevi. Qualsiasi cosa possa accadere, prendetelo come un dono di Dio. Anche le difficoltà sono un dono di Dio. Il piacere è un intervallo tra due dispiaceri. E la felicità è un momento tra due dispiaceri. Senza il dolore non potete conoscere il valore del piacere. Senza l'oscurità non potrete conoscere il valore della luce. Quindi anche le difficoltà sono un dono di Dio. Colui che soffre di malaria gli viene dato una mixtura di chinina che è così amara, ma quando la prenderete sarete curati da questa malaria. Non si può pretendere che la medicina sia dolce. La difficoltà vi viene data per una gioia che arriverà. Siate gioiosi tutto il tempo, dovreste essere gioiosi. La vita sarà benedetta e voi poi potrete impostare un ideale. Ragazzi, sia le questioni fisiche o la situazione futura o qualsiasi cosa, non intrattenetele nel vostro cuore. Dovrete tenere nel vostro cuore solo Dio, nient'altro. Al di fuori di voi avete gli arti sono di fuori. Il cuore è dentro. Quindi tutte le arti fuori vengono grazie a ciò che è dentro il cuore. Quindi pensate sempre al cuore per prima, non seguite l'arte. Se voi pensate al cuore, qualsiasi cosa accada fuori vi renderà felici. Ogni cosa è un riflesso dell'essere interiore, di ciò che si ha dentro. Se siete felici, sarete felici anche all'esterno, perché Dio è dentro di voi. Questo è il mio cuore. Potete abbracciare qualsiasi sorta di fede. Poi avrete tutto lo zelo e l'entusiasmo. Alcuni potrebbero prendersi gioco di voi. Alcuni potrebbero dirvi che voi siete nati in una città di metropoli, una città grande. Perché intrattenere queste idee, questi pensieri rurali? Non è segno di modernità. Non pensate a Dio? Quindi che cosa si dovrebbe pensare? Si deve pensare a Dio. Dovreste avere una fede forte e dire: Signore, di chi sta parlando? A chi sta parlando? Stai parlando a me? Ma chi stai denigrando? Voi state denigrando Dio. Voi state denigrando il vostro Dio, ma io ho il mio Dio. Perché stai denigrando il mio Dio? Dovresti denigrare il tuo Dio. Io ho il mio Dio. Io penso al mio Dio. Dovresti avere il coraggio e la convinzione di dichiarare: io ho il mio Dio. Perché dovreste seguire gli altri? Perché dovreste ascoltare gli altri quando denigrano e criticano il vostro Dio? Se qualcuno dicesse: tu non hai la madre, voi non piangereste dicendo: non ho la madre. Direste: io ho mia madre è a casa. Perché non prendete quel coraggio? Io ho Dio, il mio Dio è nel mio cuore. Dovreste essere in grado di argomentare con tutto il vostro coraggio e convinzione. Dovreste fare in modo che gli altri vi seguano, non che voi seguiate gli altri. Se seguite gli altri, ne diventerete schiavi.
e gli altri potrebbero diventare vostri schiavi. Perché voi siete con Dio, se voi siete con Dio, il mondo intero vi seguirà. Dovrete avere quel coraggio e convinzione sempre di più. Perché non si dovrebbe piangere per quel semplice motivo. È molto naturale che le donne piangano. Loro sono come dei rubinetti. Le lacrime continuano a scendere, non va bene. Bisogna controllarsi. Perché bisogna piangere? Perché bisogna piangere? Spiritualmente hanno un significato. Naramu significa acqua. Nara, Nayana significa occhi. Narayana significa lacrime che escono per la gioia. Quindi si dovrebbe piangere per Dio, per Narayana, non per qualcos'altro. Si dovrebbe piangere di gioia, non di rabbia, di dispiacere. Perché si dovrebbe piangere? Le difficoltà vanno e vengono, sono come nuvole passeggere. Non sono permanenti in questo mondo le nuvole. Esse passano. Nel momento in cui conosciamo questa verità, non è necessario che ci si preoccupi troppo a lungo. Quindi la devozione e la sincerità deve essere rivolta a Dio. Dovremmo avere una mente stabile e non agitata. Non si dovrebbe cambiare le proprie prospettive. Non dovremmo mai rendere insicuro il cuore, dovremmo essere stabili, ottenere stabilità interiore. Molti giovani sono dispersi nel mondo, voi pochi che siete riuniti qui, siete molto, molto, molto fortunati ad essere qui. Non dovete mai sprecare questa fortuna che vi è stata data. Potete andare ovunque, che Bhagavan è sempre con voi. Bhagavan si prenderà cura di voi e delle vostre difficoltà. Servite la società con tutto il coraggio e con pensieri divini. Anche se soffrite di certe perdite, però non rinunciate mai al servizio. Le cose vanno e vengono. Il profitto e la perdita, il guadagno e la perdita vanno e vengono. Non abbiate paura di queste cose. Pensate sempre continuamente a Dio. Tagaraya era un grande devoto, ma incontrava molte difficoltà. Tyagaraja riusciva a sopportare tanta sofferenza, ma non riusciva a sopportare la separazione. Siccome non riuscì a sopportare a lungo la sofferenza, iniziò a incolpare Dio. Sviluppò odio per Dio tutto il tempo. Che cos'è che odiava? Rama, sto soffrendo così tanto, non puoi aiutarmi a liberarmi dai miei problemi? Non hai la capacità di liberarmi dai problemi o io non ho abbastanza devozione? No, io ce l'ho la devozione. Tu non hai la capacità. Immediatamente si alzò, si svegliò. Che peccato! Si alzò di colpo e intraprese i pensieri, ma Dio ha tutti i poteri. Non può liberarmi dai problemi e dalla sofferenza, lui è in grado di farlo. Quindi chiuse i suoi occhi e invocò Dio, piegando le mani. Rama,
Quella scimmia riuscirà ad attraversare l'oceano? È possibile per te? La divinità Lakshmi ti ama ancora? Lakshmana ti sta servendo? Quell'indiano altamente intelligente ti serve? La loro devozione a Rama è presente. Tu hai il potere più grande, il più grande, nessuno può superarti. La mente è così gretta che si litiga per quello, in questo modo. Tyagaraja disse: ho sbagliato io. In momenti di difficoltà non bisogna mai incolpare Dio, mai criticare Dio. Indaga dentro di te, critica te stessa, riguarda i tuoi errori e poi cerca di essere buono, di comportarti bene. Non essere orgoglioso di te stesso perché hai conoscenza. Non essere orgoglioso di te stesso per le tue alte posizioni. Sii felice perché tu puoi donare amore, per l'amore che ottieni. È l'amore la cosa principale, basica per tutto. Ogni sentiero spirituale deve essere basato sull'amore. Voi conoscete nuovi sentieri spirituali, ascoltate, cantate, ascoltare, cantare, cantare, il servizio, i saluti a Dio, il lavoro, il servire, l'amicizia, l'abbandono. Questi nuovi sentieri di devozione devono essere ottenuti dall'amore. È l'amore che è la base di tutto. L'amore è la corrente principale in tutto. È la corrente interiore. Se l'amore fluisce dentro di voi continuamente, potete ottenere qualsiasi cosa. Studenti, giovani, uomini e donne. Le vostre conoscenze non sono così grandi. Ciò che dovete imparare è la divinità, conoscere la divinità. La conoscenza di Dio vi renderà in grado, la conoscenza di Dio vi farà imparare tutto il resto, tutte le altre cose del mondo. Quindi, avete passato gli ultimi 3-4 giorni qui a Prashanti, avete ascoltato molte cose sacre. Andate, ristudiate, fate servizio nella società e impostate un ideale. È inutile avere devozione solo qui, solo quando venite qua. Dovrete avere sempre sincerità, devozione ovunque andiate, come un'ombra, dovete seguirla come un'ombra. Non, fate in modo che sia sempre così. In questo modo la benedizione dello Spirito vi seguirà e non vi abbandonerà mai. Dovreste ricordarlo da oggi in poi. Eravamo a Prashanti Nilayam, Bhagavan diceva queste cose, ascoltiamolo e andiamo in giro a diffonderlo agli altri. Se fate in questo modo sarete felici. Se ricorderete queste cose sarete felici. Le mucche osservano l'erba e iniziano a mangiare. Loro mangiano molto velocemente, ma dopo aver trovato il loro posto iniziano a masticare e a portare tutto quello che hanno mangiato. Vi siete nutriti così tanto del cibo di Dio, Bhagavan. Ora che ritornate nei vostri paesi, cercate di richiamare tutti gli insegnamenti, di ripeterli, così avrete tutta la forza di questo cibo divino che avete ingerito e che vi darà soddisfazione.
Non abbiate mai dubbi del vostro Maestro. Sviluppate fiducia in Dio. Sviluppate il servizio. Attraverso il servizio potrete redimere la vostra vita. Considerate queste parole, il messaggio di Bhagavan, come un sacro principio. Crescerete sempre di più. Ogni persona che condividerà questo con altre 100 persone dovrebbe condividerlo con altre 100 persone. In questo modo, così potrete aggiungere altre persone e l'intero mondo diventerà uno. In questo modo otterrete questo principio di unità, oneness. Vi sta dando problemi oggi Bhagavan? Tutti i giorni? Bhagavan è pronto a prendere su di sé i vostri problemi per la vostra salvezza. È abbastanza, voi siete bravi. Siate bravi e fate in modo che sia la società brava. Questo per Bhagavan è abbastanza. Non sforzatevi e non spendete troppo mentre state facendo servizio nei villaggi. Insegnate loro, fate in modo che loro lavorino per loro stessi. Ma nel nome del servizio non create problemi in casa vostra. Soddisfate i vostri genitori, rendete prima felici i vostri genitori. Alcuni studenti dicono: i miei genitori non mi permettono di fare servizio. Spiegate ai vostri genitori, spiegate ai vostri parenti. Dite a vostro padre: padre, pensi che il corpo sia stato dato per bere e mangiare? No, il corpo è stato dato per servire. Anche tu devi servire. Insegnate a lui questo. In questo modo i figli possono insegnare ai loro padri. In altro modo i genitori inizieranno a dubitare, chiedere che cosa fate, dove andate. Quindi comportatevi in questo modo e cercate di spiegare a loro il comportamento da ottenere. Siate buoni ovunque con tutti, i genitori saranno molto felici. Non c'è gioia dall'avere un figlio. La nascita di un figlio renderà il padre felice di donare dolcezze. Il padre non sarà felice nell'ascoltare le notizie sulla nascita di un figlio. Quando l'intera società porterà rispetto ai figli, poi i padri saranno molto felici. Quando otterrete un buon nome nella società, i vostri padri saranno molto felici. Quindi la vera felicità non sarà nel momento della nascita, ma sarà quando si otterrà un buon nome. Abbiate un buon nome, fate del bene, siate buoni e conducete una buona vita. Questo è il grande ideale di Swami. Vi siete comportati eccellentemente bene con le vostre abitudini e la vostra condotta in questi 4 giorni qua. A causa di alcune emozioni fuori luogo siete stati disturbati. Ci sono stati dei disturbi.
Se voi controllate le vostre emozioni, sarete un ideale. Riducete il vostro parlare e conoscete la verità. Crescete in sacralità. Fate in modo che la vostra vita sia benedetta, beata. Noi diciamo felicità. Che cos'è questa felicità? Non c'è felicità in questo mondo. Le cose vengono da sole e poi se ne vanno. La felicità permanente è solo con Dio. È la connessione cuore a cuore, amore con amore. Accrescete e sviluppate questo. Questa è la vera prova della vostra devozione e sincerità. Avete in abbondanza le benedizioni di Bhagavan. Bhagavan vuole che conduciate una vita piena di beatitudine e felicità. Accrescete in sincerità, devozione e stabilità. E diffondete i suoi discorsi a tutti.